Buongiorno, allora qua siamo a Stropino, mentre io adesso ho parcheggiato in basso, ho fatto un po' di salita su questo monticello, neve, comunque adesso andiamo a Stresa, facciamo un lungo lago, ok, fatto discesa, siamo arrivati a Magognino, frazione di Stresa. E ce n'ho da scendere, eh. Ok, qua c'è la chiesa. Io volevo venire a parcheggiare qua, infatti. Mi conveniva. Però essendo il parcheggio piccolo, pensavo fosse pieno, invece. 1773, chiesa di Albino. Ok, siamo quasi giunti a Stresa. Vabbè, sta strada è tutta un punto panoramico, eh. Infatti l'avevo visto da Google. Mamma, guarda che roba là. Sono le nuvole sopra il lago. Adesso io non so quale sia il monte che devo salire, spero di riuscire a vedere il lago. Ma roba, che cos'è? La cartolina. Ok, adesso siamo a Bresino. Carino. Ok, sto continuando a scendere, pensavo di essere quasi arrivati, invece ce n'è ancora un bel pezzo. Spettacolo. Allora, vediamo se si può entrare. Divieto, circolazione, No, qua c'è il trenino. Pancarello. Solo le calze rosse righe. Ciao. Qua è ghiaccio, vabbè. Ah, quante! Da bianca, che cazzo sono questi? Niente pappaoche oggi, ma piccioni qui. Ok, direi che sono abbastanza sul lungo lago adesso. Ah, guarda qua. Norma Cossetto, medaglia d'oro al valore civile. Guarda qua. Ecco, da qua si vede la nebbiolina sopra il lago là in fondo. Ah, ma che bello posticino qui con la panchina. Che ficata qua. L'alberello. Ok, qua alla fine del sentiero, cioè del sentiero, sì, vabbè, del lungo lago, e adesso io incomincio a salire. Mi godo l'ultimo momento qui. Ok, sto salendo, Carciano siamo. Qua c'è una bella chiesa. Che bella sta chiesa. Più avanti, tieni la destra. Troppo strana. Ok, devo salire su di qua.
Vediamo cosa dice Levo Mottarone. Seme raro. Ok. Ok, siamo arrivati a Someraro. Non con poca difficoltà. Mica, che cos'è qua? Signore. Allora, devo capire. Quella è l'isoletta che avevo davanti prima. Quindi erano qua sotto. Ok. Chiesa. Beata consolazione. Stiamo salendo ancora. Non credo che manchi molto, che più o meno la vetta dovrebbe essere là sopra. Ancora un paio di chilometri, mi sembra. Devono essere una decina in tutto. Ok, questo qua è il cimitero. Che figata. Non oso immaginare a che temperatura è quest'acqua. Deve essere non ghiacciata di più. Madonnina. Ok, continuiamo a salire. Qua cos'è? Allora qui mi segna un percorso pedonale. E qui c'è un monumento. Allora, qua ci sono nomi, quindi gente morta, ma non so per cosa. Ah, ecco, vedi, qua c'è il cartello. Allora, qui si va alla cascata La Pissarota. 20 minuti a piedi. Estresa. Ok, quindi quel percorso lì porta alla cascata. Interessante, però. Vediamo dov'è. È in Culandia, sì. Proprio in basso, eh. Ok, ho fatto un pezzo di strada ancora, un po' di discesa, un po' di salita. Ce n'è ancora, un po' da fare. E qui comincia il bello, tutto ghiaccio, porca miseria. Che cos'è? Che da qua in poi in teoria è strada chiusa. Teoria. Oh. Mi manca ancora poco, teoria poco. Neve, neve, ghiaccio, neve, ghiaccio. Mi sa che il single track che volevo far scendere non se ne parla proprio. Se è conciato così, il single track in discesa sono rovinato. Che zetta. Madonna della neve. Dedicata alla Madonna della neve. Ok. Ehi, allora adesso devo fare questo sentiero qua. Un bel problema. Un bel problemino. No, forse no. Forse va di culo. Sì, dai, qua si è sciolta. Dai, dai che non manca molto. Dai, siamo quasi in cima. Che sassazzi. Da sole davanti senza occhiali non vedo la mazza. Ah, ecco. Maria. Non sembra neanche ripido. Tutto in derapata. Porca rocca. Da
adesso arriva il bello. Una parete con gli scalini. Marea. Che parto. Oh. Viene ricalcolato. Segui questa strada 200 metri. Cosa dire? Beh. Madonna. Siamo a 8.50. Madonna mia, barcollo. Allora. Apparizione di Maria. E poi non si dice più. 1846. Non so se c'è scritto cos'è, andiamo davanti. No, non c'è scritto niente. Allora, questo qua è il monte Charret. Charret, 843 metri. Monte Charret. C'è nessuno. Ok, sono sceso dalla chiesettina, ma non vado a fare il single track perché è pieno di neve, quindi devo trovare una strada che mi porti al punto di partenza senza fare l'inverso. Qua c'è una bella chiesetta in mezzo alla neve. Una inversione a U, poi tra 90 metri vai dritto. Ora fai una inversione a che chiesa sia. Poi tra 40 metri vai dritto. Non lo so. Carina. Ok, siamo tornati nelle viettine del paesino. Adesso continuo e vedo se trovo l'alternativa per tornare. Ok, ho preso la statale perché oggi non c'è in giro un'anima, una macchina ogni tanto passa. E quindi vado tranquillo, di solito levito le statali. Faccio tutti i paesini, ma siccome non ci sono strade per i paesini, mi tocca fare la statale, quindi oggi mi va anche di culo. Ok, sono arrivato a Vezzo. Adesso faccio un pezzettino qui del paesino. Ok, questo qua dovrebbe essere il cimitero di Vezzo, ma ho visto sta chiesa, mamma mia, sembra che l'hanno bombardata, allucinante. Vediamo se si vede qualcosa dietro. È massacrata. La più massacrata davanti. Comunque qua c'è il cimitero. Ok, siamo praticamente circondati dai monti. Sì, in mezzo ai monti. Monti dappertutto. Ok, continuiamo. Ok, ormai sono praticamente arrivato. Ho fatto un sentierino in mezzo alla campagna, però asfaltato. Ce n'era anche uno non asfaltato, ma non c'ho proprio voglia di spararmi sulla neve, quindi il tour finisce qui. Se vi è piaciuto mi piace, se non vi è piaciuto pace, amen, e ci si rivede al prossimo video. Ciao.